Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tutorial e recensione dello smalto No Lump Gel Polish della Laila. Se avete visto il mio video sugli acquisti di Tigotà, sapete già che io avevo comprato questo smalto. Oggi voglio farvi vedere come si applica, non tanto perché l'applicazione sia particolare, ma perché ci sono dei passaggi da seguire, quindi volevo farvi vedere tutti i passaggi e volevo anche darvi la mia opinione, perché io sto facendo l'introduzione del video adesso, ma in realtà è già una settimana che ho questo smalto sull'unghia, quindi ho pensato, prima di farvi vedere come si applica, di parlarvi anche un attimino di questo smalto. Innanzitutto è uno smalto tradizionale, si asciuga all'aria, non è necessario preparare l'unghia con il buffer o con la lima, basta semplicemente stenderlo sull'unghia seguendo dei passaggi particolari per avere uno smalto che assomiglia tantissimo ad un semipermanente. Quindi, quello che è vantaggioso di questo smalto è che senza andare a rovinare l'unghia voi potrete avere comunque una lunga durata, si asciuga all'aria, quindi non vi servirà assolutamente la lampada UV e per rimuoverlo è sufficiente un tradizionale e normalissimo leva smalto. Quindi ci sono dei grandi vantaggi rispetto al semipermanente vero e proprio. Vi dicevo che ci sono dei passaggi, quindi io adesso vi farò vedere come si fa ad applicare questo smalto, ma in realtà è semplicissimo. Più che altro vi faccio vedere la sequenza. Io utilizzerò anche l'antimicotico che avevo preso, poi c'è una base primer che è questa, c'è ovviamente lo smalto colorato da mettere e poi il top coat. Quindi andremo subito a vedere l'applicazione. Però volevo anche dirvi come mi sono trovata. Io ho lo smalto sulle unghie da circa una settimana, credo che siano passati forse 6 giorni. Adesso lo voglio togliere perché voglio cambiare colore, però devo dire che lo smalto ha tenuto e ha resistito abbastanza, quindi la sua promessa di lunga durata direi che è stata mantenuta. Voglio farvi vedere, le mie mani a distanza di una settimana e come potete notare lo smalto è ancora comunque, al suo posto, quindi non ci sono particolari, sbeccature, non è comunque rovinato, non è trascurato. L'unico punto in cui lo smalto è saltato è qui, vedete sul dito medio, qua in alto, lo smalto è saltato, però devo dire che è stata un po' colpa mia perché io qui ho dato un colpo, quindi stavo pulendo il mobile in casa, ho dato un colpo sullo spigolo, per fortuna sull'unghia e non sul dito, quindi non mi sono fatta male io, però è saltato lo smalto. Quindi se ovviamente ci sono dei colpi particolari o se vi succede qualcosa di particolare, è ovvio che lo smalto salta, però facendo tutti i lavori di casa, lavando i piatti, pulendo, spolverando, facendo comunque tutte le cose che io faccio abitualmente, lo smalto comunque ha resistito sulle unghie. Vedete che comunque anche la punta, comunque ha tenuto, perché vedete che lo smalto è ancora al suo posto. Io ho voluto metterlo un pochino sotto stress perché volevo proprio vedere e constatare la qualità di questo smalto. Quindi io di solito lavo i piatti con i guanti. Questa volta ho lavato i piatti senza i guanti perché volevo proprio vedere se lo smalto messo sotto stress avrebbe avuto comunque una buona durata. E devo dire che nonostante io abbia lavato i piatti senza i guanti, abbia fatto i lavori di casa, comunque abbia utilizzato le mani come faccio di solito, lo smalto ha resistito, quindi la mia recensione è assolutamente positiva perché è uno smalto che veramente dura a lungo sulle mani. È passata una settimana, io ce l'ho ancora semi perfetto, ma l'unico motivo per cui lo voglio togliere è perché mi sono stufata di vedermi le unghie viola, voglio cambiare colore e quindi questa è l'unica ragione. Però credo che potrebbe tranquillamente andare avanti ancora qualche giorno. Quindi sicuramente recensione positiva e uno smalto che io vi consiglio assolutamente di provare. Se volete provare ad utilizzarlo, potete acquistarlo nel negozio di Tigotà perché credo che ci siano degli sconti che fanno spesso. Adesso io non so se oggi c'è lo sconto, però vedo che spesso fanno questi sconti. Oppure penso che lo possiate trovare anche tranquillamente su Amazon o sul sito di Tigotà.
Comunque adesso mi fermo con le chiacchiere, vi lascio al tutorial in modo da poter vedere proprio tutti i passaggi, dal primo all'ultimo. Questa è la gamma completa dei prodotti che ci serviranno per applicare questo smalto. Ho voluto prendere proprio tutto quello che serve, quindi l'antimicotico che è questo, il primer, il colore che è un 23, in questo caso è un viola, e il top coat. Sono tutti smalti che si asciugano all'aria. In realtà è molto semplice il procedimento, però siccome è la prima volta che lo utilizzo, volevo fare il video per realizzare questa cosa insieme a voi e dirvi anche un po' quali sono le mie prime impressioni. Quindi partirei subito con il primo che è l'antimicotico. Questi smalti si asciugano tutti all'aria, quindi non è necessaria la lampada UV ed è sufficiente stenderli e aspettare che si asciughino. Vado a stendere l'antimicotico che si stende normalmente come qualsiasi smalto. Io ovviamente vi farò vedere un esempio su un'unghia o comunque un paio di unghie, poi è sempre uguale ovviamente per tutte le dita, quindi per non tenervi incollati al video un sacco di tempo in più, ovviamente vi farò vedere le nozioni basilari. Ho steso l'antimicotico, non si vede nulla perché è proprio super super trasparente e asciuga subito, quindi questo asciuga velocemente. A questo punto direi che possiamo passare direttamente al primer. Questo è il primer che va steso subito dopo l'antimicotico. Io vi farò vedere giusto un paio di unghie perché poi il procedimento è esattamente uguale su ogni dito, quindi per non tenervi qui incollati al video troppo tempo, vi faccio vedere giusto i passaggi principali. Direi che la consistenza è molto simile a quella del gel semipermanente, quindi diciamo che è abbastanza denso, ma non a livello eccessivo, però rispetto ad uno smalto tradizionale effettivamente si capisce che è un pochino più denso. Ho steso il primer su tutte le unghie. Io spero che dalla telecamera si veda, però è molto lucido, come potete notare. Fa un bell'effetto perché l'unghia comunque risulta più bella. Quindi devo dire che il primer mi è piaciuto, ha una consistenza abbastanza densa ma non eccessivamente densa, assomiglia molto alla base del semipermanente come consistenza, quindi sicuramente una pellicola protettiva sull'unghia la va a creare. Adesso devo solo aspettare che si asciughi e poi andiamo ad applicare il colore. Adesso vado ad applicare il colore, in questo caso ho scelto il viola, che è il numero 23, e su questo c'è poco da dire perché comunque la stesura dello smalto è semplicissima perché è quella di uno smalto tradizionale, che poi questo in realtà è uno smalto tradizionale, però ha la caratteristica di essere simile ad un gel. Comunque vado a stendere il colore e vediamo che effetto fa già alla prima mano. Direi che comunque è un bel colore perché già la prima stesura mi piace. Adesso vado a fare lo stesso procedimento sulle altre unghie e poi credo che darò una seconda passata per renderlo ancora più intenso. Procedo su tutte le unghie e poi ci vediamo dopo per la seconda mano. Questa è la seconda mano di smalto, è molto intenso, devo dire che il colore mi piace, adesso aspetto che asciughi e poi andiamo a fare l'ultimo passaggio che è quello del top coat. Adesso che anche la seconda mano si è asciugata, possiamo procedere con il top coat. Sulla stesura del top coat è inutile che io vi dica qualcosa perché è sufficiente andarlo a stendere sopra allo smalto colorato e aspettare che asciughi. Quello che posso segnalarvi è che è molto denso, quindi fate attenzione magari a non esagerare con il prodotto. Adesso lo stendo sulle altre unghie, aspettiamo che si asciughi, poi ci vediamo per il risultato finale. Questo è il risultato finale dopo aver seguito tutto il procedimento per intero, quindi dall'antimicotico al top coat. Il colore devo dire che ha un'intensità che mi piace molto e non mi resta che sperimentarlo nella sua durata. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.